informazioni di valore sul canale 18. Questa è Xperia TV. La squadra mobile di Cosenza ha arrestato tre persone per sequestro di persona a scopo estorsivo. I tre avevano attirato in una vera e propria trappola un commerciante del Catanzarese. È stato presentato il bando del PSR Calabria 2014-2020. Sono stati stanziati 21 milioni di euro. Si è svolto in Calabria il forum annuale che riunisce le sezioni italiane dell'Associazione Salute Donna Onlus. A Catanzaro sono arrivati circa 50 volontari. Martedì 14 settembre, buongiorno, ben ritrovati con la nostra prima edizione del telegiornale di Xperia TV. Partiamo dalla cronaca. Pomeriggio di follia a Cosenza, dove due uomini e una donna hanno rapito due bambini, figli di un mobiliere di Catanzaro. L'uomo è stato aggredito e picchiato e i figli portati in un'abitazione di Via degli Stadi. Tre sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di minore a scopo di estorsione. I dettagli in questo servizio. Sono stati interrogati fino a tarda sera dal procuratore capo Mario Spagnuolo e dal sostituto Giuseppe Visconti. Poi per Daniele Francesco Bevilacqua e per Laura Spampinato si sono aperte le porte del carcere. Le accuse sono di sequestro di persona, minaccia ed estorsione. L'arresto è stato realizzato dagli uomini della squadra mobile della questura di Cosenza guidati dal dirigente Fabio Catalano. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva contrattato con un imprenditore catanzarese l'acquisto di alcuni mobili e versato la caparra, senza però ottenere la consegna della merce. Nella giornata di ieri la donna e l'imprenditore, che aveva con sé i due figli minorenni, si sono incontrati a San Lucido, centro del Tirreno cosentino, per chiarire i dettagli della vendita stipulata nel luglio scorso. Ad attenderlo all'incontro non c'era l'acquirente, bensì due uomini che hanno iniziato una discussione poi degenerata fino a quando i due hanno minacciato e intimato all'imprenditore di restituire loro la caparra più del doppio. A quel punto hanno aggredito e picchiato la vittima per poi portarla insieme ai due figli in Via degli Stadi. L'imprenditore è stato lasciato per strada e, terrorizzato, ha subito chiamato il 113, mentre i bambini sono stati portati via dai tre a scopo intimidatorio. I minori sono stati poi ritrovati in un appartamento in compagnia della donna, mentre due uomini sono stati fermati poco dopo nei pressi dell'abitazione e portati in questura a Cosenza, dove poi si è proceduto all'arresto. E adesso occupiamoci di agricoltura. È stato presentato il bando del PSR Calabria 2014-2020. Sono stati stanziati 21 milioni di euro. L'assiduità del lavoro porta frutti, così il presidente della regione Iole Santelli nell'intervento durante la conferenza di presentazione della misura 21 del bando del PSR Calabria sul sostegno temporaneo ed eccezionale a favore di agricoltori e piccole e medie imprese colpiti particolarmente dalla crisi Covid-19. Una misura eccezionale, siamo la seconda regione a portarla con misure importanti e avremmo anche voluto dar di più, ma ci dobbiamo attenere a quelli che sono i regolamenti comunitari. La dotazione del bando è di 21 milioni di euro, 15 per l'intervento a favore di agricoltori, 6 per le piccole e medie imprese. Abbiamo individuato le risorse con l'aiuto dei GAL, questo è importante anche sottolinearlo, che ci hanno dato la possibilità di utilizzare 10 milioni di euro della loro dotazione. E se ci fossero ulteriori aiuti da parte del governo centrale sarebbe meglio. Il governo centrale nel decreto rilancio ha messo a disposizione delle somme, ma non attraverso utilizzazione diretta da parte delle regioni, ma direttamente agli imprenditori, in particolare misure nel settore vitivinicolo, vendemmia verde e vendemmia selettiva per 150 milioni e 400 milioni per una decontribuzione agli agricoltori, ma non queste somme non sono state date alle regioni. All'alba di oggi i carabinieri di Sanremo hanno eseguito 16 ordinanze di custodia cautelare per reati che vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso al traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti in Riviera e nella vicina Francia, in particolare cocaina. L'operazione denominata Ponente Forever, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Genova, ha colpito un'organizzazione guidata da un sanremese
Cremese di origini calabresi legato alla cosca Gallico, accusato tra l'altro di avere favorito la latitanza di un esponente dell'Ndrangheta, condannato con sentenza irrevocabile a 16 anni e 9 mesi di carcere per 416 bis. L'operazione ha visto l'intervento dell'elicottero del nucleo carabinieri di Albenga con l'impiego di una cinquantina di militari, effettuate anche decine di perquisizioni e numerosi sequestri di beni. L'Associazione Strutture Sanitarie e Sociali Assistenziali Calabria chiede un tavolo tecnico per l'ampliamento budget al reparto di radioterapia del Marrelli Hospital di Crotone. Ai nostri microfoni il presidente Carmine Gallippi. Le istituzioni aprono un tavolo tecnico per l'ampliamento del budget al Marrelli Hospital. È così che Assa Calabria scrive in un comunicato divulgato alla stampa per sostenere la richiesta di ampliamento del budget al reparto di radioterapia del Marrelli Hospital di Crotone. Ciò che viene chiesto è nell'esclusivo interesse dei calabresi, continua il comunicato, che hanno diritto di curarsi ed essere assistiti nella propria terra e con al fianco i propri cari. Questa è una battaglia di tutti. Non è una battaglia solamente del Marrelli Hospital, la Calabria è da anni coda a livello nazionale per quanto riguarda le prestazioni sanitarie. Abbiamo un saldo negativo di oltre 270 milioni di euro per quanto riguarda la migrazione sanitaria, un altissimo indice di fuga. Per quanto riguarda le prestazioni che i nostri cittadini vanno, di cui i nostri cittadini usufruiscono in altre regioni d'Italia. Questo è il frutto di una politica errata di gestione della sanità che non ha tutelato i diritti dei cittadini, i diritti degli utenti, ma semplicemente prodotto dei tagli orizzontali sulla spesa sanitaria. L'impatto per quanto riguarda appunto la fine del budget di assistenza dell'azienda Marrelli Hospital è un impatto che è direttamente rivolto ai cittadini che non potranno usufruire di cure, di prestazioni in un'azienda che è un'eccellenza regionale, ma che dovranno rivolgersi o ad aziende pubbliche che spesso per code non riescono ad assorbire il numero di utenti che richiedono determinate prestazioni e hanno insomma delle tempistiche estremamente lunghe e appunto tendono a sfavorire quella che è, in questo caso la Marrelli, un'azienda che invece ha investito fortemente in Calabria, ma non strettamente per l'interesse imprenditoriale, ma nell'interesse dei cittadini. Test serologici per 621 studenti delle scuole superiori di Cariati da effettuare 3 giorni prima dell'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 nella massima sicurezza e con il coinvolgimento del mondo della scuola, del volontariato e dell'associazionismo. È quanto deciso dall'amministrazione comunale nel corso di una riunione alla presenza dell'assessore alla sanità Maria Elena Ciccopiedi, che ha incontrato la dirigente scolastica Giulia Aiello e il presidente dell'AVIS di Cariati, Damiano Montesanto, per definire dettagli e modalità di realizzazione dell'iniziativa finalizzata a fare prevenzione e a contenere la diffusione del Covid-19. Insieme all'AVIS Cariati saranno presenti personale scolastico, l'associazione ERA Osservanti e Coordinamento Donne Cariati. I test saranno effettuati su base volontaria e previa autorizzazione dei genitori in caso di minore età. La cura dei malati oncologici è un obiettivo primario della Regione Calabria. Il dato è emerso a Catanzaro nel corso del forum nazionale della Onlus Salute Donna. La cura dei malati oncologici è un obiettivo primario della Regione Calabria che punta a ridurre la migrazione sanitaria per limitare i disagi dei pazienti, ma anche per poter investire nella sanità calabrese le enormi risorse che oggi finiscono nelle casse delle altre regioni attraverso la mobilità passiva. A spiegarlo il direttore generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute, Francesco Bevere, intervenuto a Catanzaro ai lavori del forum che riunisce le sezioni italiane dell'Associazione Salute Donna. Bevere ha parlato anche della volontà di puntare sulla qualità e sulla
alla sicurezza delle cure. In questa direzione la decisione di acquistare 19 nuovi mammografi da destinare alle strutture sanitarie calabresi, ma anche dell'importante ruolo della sanità privata, della necessità di gestioni manageriali più efficienti delle strutture pubbliche, e ha rimarcato quanto sia importante, dopo 10 anni di commissariamento, riportare la sanità calabrese da un sistema emergenziale ad una programmazione politica capace di avere una visione più ampia delle necessità del territorio. Il forum organizzato dalla presidente dell'Associazione Salute Donna, Anna Maria Mancuso, ha chiamato alla riflessione medici e operatori della sanità, rappresentanti del mondo scientifico e associativo e decisori politici sui temi di particolare attualità, come l'impatto dell'emergenza Covid sull'assistenza dei malati oncologici e l'importanza della telemedicina. Credo che la Calabria sia ancora l'ultima regione, l'unica regione che non ha fatto un accreditamento sulla telemedicina, perché questo può servire a creare rete tra i diversi centri e quindi non far spostare i pazienti, e questa è una delle proposte che noi chiediamo anche in Calabria, no? Perché la telemedicina è il futuro, no? Per non far viaggiare la gente, ma proprio in fatto l'emergenza Covid, far rimanere le persone nel proprio territorio, però confrontarsi attraverso una rete su quelle patologie critiche che magari non vengono affrontate. Tra i moderatori dell'evento, l'avvocato Cataldo Calabretta, docente di diritto dell'informazione, testimonial diretto di una delle problematiche trattate, quella delle migrazioni sanitarie dalla Calabria, regione che spende ogni anno circa 300 milioni di euro per consentire ai propri cittadini di curarsi nelle strutture sanitarie del centro-nord. Ed è stato firmato a Cosenza il contratto istituzionale di sviluppo che dà il via concretamente ad un macroprogetto che prevede interventi per 90 milioni di euro per il centro storico Bruzio. Vediamo. 90 milioni di euro ripartiti tra comune, provincia, segretariato regionale del MIBAC e Università della Calabria per far ripartire nei prossimi 5 anni il centro storico di Cosenza. Nella Biblioteca Nazionale è stato firmato il contratto istituzionale di sviluppo che dà il via concretamente ad un macro progetto che prevede il restauro e il recupero degli immobili pubblici in modo da rivitalizzare il centro storico. Sono contenta perché questo metodo è premiante, perché in 7 mesi abbiamo fatto quello che non si era fatto in 2 anni, creando un'importante sinergia a tutti i livelli istituzionali e anche amministrativi. Ed è importante sottolineare che tutti i progetti dialogano tra di loro intorno ad una strategia con una visione ben precisa. Ringrazio la sottosegretaria Orrico perché ha preso a cuore, evidentemente su delega dello stesso Franceschini, questo programma e quindi lo ha portato in breve tempo a compimento. L'idea portante del progetto integrato è quella di trasformare il centro storico di Cosenza in un hub culturale dove chiunque possa trovare strumenti, servizi e opportunità per migliorare le proprie capacità personali e competenze, in grado di fungere da elemento catalizzatore di processi di ricucitura e ricostruzione del tessuto socio-economico locale. Su un patrimonio pubblico, perché il CIS su questo è stato chiaro fin dall'inizio, però ecco, si interviene in un modo di riqualificazione di infrastrutture fisiche, ma che poi si riempiono di contenuti. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, prossima edizione alle 20:45, arrivederci.